capitano. Buongiorno e come si dice buona Pasqua e mi viene un sorriso un po' digrignato perché come fa a essere buona questa Pasqua? Certamente lo è Pasqua. Non posso dimenticare la storia dei santi, voi conoscete tutti i santi che stanno sui calendari? La storia dei santi, signori, è una cosa da studiare. Io vi impongo di studiare la storia dei santi perché si scoprono delle cose meravigliose. Caro Francesco, buongiorno. Ma come mai tu non hai il sangue blu? Perché sembrerebbe che il mondo si basi in chiave di dominio sul sangue blu. Io non l'ho mai visto, a me pare, ma potrei sbagliare come sempre, che tutti hanno il sangue di un altro colore. Ma poi, come è nata la nobiltà? Voi direte, ma che c'entra a Pasqua questo? È perché la luce c'è oggi e c'era ieri e ci sarà domani, come il buio della notte c'era ieri e ci sarà domani. Quindi il sangue nobile c'era ieri e ci sarà domani. Com'è nato? Testi di storia, ma anche film, ci raccontano di un'epoca premedievale in cui bande di banditi, giustamente, se no non si chiamavano banditi, bande di banditi scorazzavano nel dominio del territorio, vessando i poveri contadini che all'epoca, poverini, se oggi il popolo langue sotto l'egida di un sonno mortale millenario, figuriamoci all'epoca con l'ignoranza e con il ricordo ancora dell'Inquisizione, del rogo per gli eretici, delle streghe, come poteva stare questo popolo? E queste bande di briganti, di banditi che scorazzavano sui cavalli, troton, propom, dipende il suono dal galoppo al trotto, il trotto, il galoppo, potopom, questo lo sa, tutti i bambini lo sanno questo, quindi se lo sanno i bambini lo dovrebbero sapere tutti, la differenza fra il trotto e il galoppo. Queste bande scorazzavano e che cosa combinavano? E poi si costruivano dei castelli perché dominavano. Quindi evidentemente è stato l'influsso astrale, astrologico di un momento speciale del banditismo che ha creato il sangue blu, il sangue nobile. Anche questa è una piccola riflessione pasquale perché la Pasqua parla della resurrezione della carne, quindi l'antesignano di tutta la popolazione mondiale, di tutti i secoli, negli ultimi 2000 anni, ci sta raccontando che se l'ha fatto lui, lo possono fare tutti. Ma anche questo è un interrogativo al quale nessuno ha mai dato risposta. Come per la palettina sacrosanta, non abbiamo mai incontrato qualcuno che ci abbia detto cosa c'è di là. Dobbiamo fidarci di quello che hanno scritto, dobbiamo fidarci forse degli spiritisti che invocano i morti, di quelli che studiano la realtà ultraterrena, quelli contattisti, insomma tutta questa genia di persone che poi
alla fin dei conti documentazione reale non ce la possono dare. Sono fenomeni irripetibili e la scienza direbbe che se un fenomeno non è ripetibile ogni volta che tu lo desideri, non è un fenomeno scientifico. Come vedete, ciò che risulta è che siamo immersi nell'aurora celestiale della Pasqua con una infinità di interrogativi mai sciolti. E questo, come sempre, ci induce a riflessioni. Voi direte, ma che c'entra tutto questo? Guardate, io non lo so che c'entri, anche perché vi posso garantire che tutte queste puntate, chiamiamole così, sorgono così, spontanee, perché non le preparo. Apro la bocca e gli do fiato. E qualcuno potrebbe dire, in maniera nordica, «Kist den a capa per sparte orecchie». Sì, probabilmente così. Ma io ho un problema, avendo perduto il pensiero, voi dite come si fa a perdere il pensiero? Basta rompere il long plane che gira nella testa, tu lo rompi e non c'è più questo pensiero ossessivo tipico della razza umana. Mi fermerei qui, avendo osannato abbondantemente la Pasqua e tutta l'accolita di coloro che si inchinano davanti a qualcosa che non conoscono, ma che bramano, perché l'uomo brama, siate gli ultimi perché di là sarete primi. E questa viene considerata una virtù. Io sinceramente nutro qualche dubbio. Siate gli ultimi perché là sarete i primi. Ma santa celata è la nuova santa, l'hanno appena fatta, e siccome non la vedeva nessuno l'ha chiamato santa celata, ma è talmente incredibile l'affermazione che uno rimane allibito, capite? Ma che cosa sto dicendo? Non ne ho la minima idea. E vi propongo un gentile ascoltatore delle mie chiacchiere, sembrerebbe aver apprezzato il mio video di ieri, quello del bambino, del grande Oliver, che sarà un grande uomo se glielo permetteranno, mi ha mandato una canzone e io ve la regalo, perché ci sta proprio bene a Pasqua, ma veramente bene. E comunque un grandissimo sorriso e un augurio di buona Pasquetta, che viene domani. Pasquetta. Ma poi chissà se c'è anche, forse uno poteva inventarsi anche la Pasquina, la Pasquotta. Un bambino l'avrebbe fatto. Se c'è la Pasqua, la Pasquetta, c'è la Pasquina e la Pasquotta. Pensate com'è divertente una Pasquina e com'è creativa una Pasquotta. Ma voi comprendete che i professoroni delle cattedre non comprenderanno mai questo e penseranno che io vaneggio, schiavo di cromosomi, non mi ricordo, sono parole troppo difficili, di queste cose qui che vanno un po' come gli pare. Che bella la vita come ti pare, sarebbe un bel titolo, la vita come ti pare. Ma ce lo fanno fare?